Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Tier List è uscita da poco la ban list. Abbiamo visto Aurora Dawn finire a 0, Verte Anaconda finire a 0, due carte che sono state fondamentali nell'ultimo periodo per Yu-Gi-Oh! Ovviamente questo ha comportato e comporta, perché sono ancora in corso, vari cambiamenti all'interno del meta, anche dovuti all'uscita di Tifo che porta Therion e dei supporti Punk. Therion, archetipo molto versatile che va dal man forte a moltissimi deck, anche piuttosto forte, e Punk, che già era uscito, riceverà delle nuove carte molto molto interessanti. Tra l'altro anche Punk è piuttosto versatile, lo possiamo ad esempio giocare con Virtual World. Piccola parentesi, tra poco andranno, anzi, tra poco avranno luogo i nazionali, eventi molto importanti. Ovviamente andare a fare una tier list dopo il nazionale sarebbe più facile avendo appunto a disposizione i dati dei nazionali, ma in questa tier list proveremo un po' di immaginare la situazione che si verrà a creare proprio in funzione anche di questi eventi. Quindi direi di partire. Allora, Swordsoul ce lo lasciamo per dopo. Swordsoul. Partiamo con i mazzi che sono stati uccisi dalla Banned. Primo tra tutti, Based. Aurora Dawn è finita a 0, Fibrax è finito ad 1, Red Rose è finito ad 1, quindi il deck non ha letteralmente più senso di esistere. Direi di inserirlo nell'ultima fila, nella quale andrò ad inserire tutti i deck che secondo me non faranno nulla e i deck dei quali non ho abbastanza informazioni, come ad esempio Sunavalon. Poi procediamo con Therion, l'ho già detto in apertura, è un archetipo molto molto valido, lo metto per adesso in T1 e mezzo perché non ho comunque tantissime informazioni al riguardo, l'ho visto comunque già in azione, l'ho visto utilizzato all'interno di svariati deck e devo dire che dà veramente una mano molto importante ai deck che lo vanno ad utilizzare, veramente buono come archetipo T1 e mezzo. Poi prendiamo zombie, lo metto in T2. Allora, è molto forte Zombie World, va a neutralizzare moltissime strategie che ci sono attualmente. Tra l'altro è forte anche come piccolo pacchetto preso a sé con Zombie World, la mano di Banshee e il Boss Monsters. Direi perlomeno di metterlo in Tier 2. Prank Hits, lo metto in Rogue. Allora, il deck ha ricevuto una delle più grandi botte dalla banlist, ovvero il Link 1, il Miao Miao a 0. E questo comporta che i giocatori Prankits dovranno rivedere praticamente tutta la strategia, non potranno più giocare la versione, le versioni che sono andate fino ad ora. Il deck ha perso moltissimo. Dodo ad 1 sarebbe stato molto molto più leggero come hit di Link 1, ahimè. Comporta che questo deck perde moltissimo. Sarebbe stato un T1 se non fosse stato toccato il Link 1, ma con la perdita di quel Link finisce direttamente in Rogue. Non è comunque ancora morto, si troverà sicuramente modo di giocarlo, però non me lo aspetto ai nazionali, non mi aspetto che qualcuno porti Prankits o comunque che Prankits faccia top ai vari eventi importanti che ci saranno poi. Il tempo potrà smentirmi tranquillamente. Andiamo con Cyberdrago, ha perso Verte Anaconda, Cyberdrago, però la versione che va secondo, che fa OTK, è comunque ancora viabile, diciamo, quindi lo metto per ora un rogue simpatico. Poi abbiamo Aleister e direi di andare a prendere anche Shadow e roba varia. Molto buoni, anche loro perdono Verte Anaconda, però continuano tranquillamente a giocare. Soffrono qualche carta che viene utilizzata per andare a contrastare Despia, come ad esempio la Dimensional Barrier. Despia ovviamente finisce in T1 e sarà T1, secondo me, almeno fino all'uscita di Power of the Elements, set che porterà sicuramente grossi cambiamenti all'interno del meta, ma finché non esce quel set, quindi fino ad agosto, Despia, se non il miglior deck, è comunque tra i migliori deck, quindi finisce in T1. Poi leviamocelo
da turno. Swordsall anche lui finisce in T1, 3-T1 secondo me sono Swordsall, Despia e Flanderis. Flanderis non è stato toccato, ha la trappolina delle Arpie ancora libera, la statua barriera. A Shifter, che è una carta veramente molto molto forte attualmente, quindi direi di metterlo perlomeno in T1. Dragon Link, che è il deck che più ho utilizzato attualmente, lo metterei in T1 e mezzo. C'è comunque da considerare che da poco è uscito Renatus, carta che va completamente a distruggere le board di Dragon Link, però il mazzo in sé per sé è molto forte, quindi lo metto almeno in T1 e mezzo, poi comunque magari andrò a rivalutare a fine video. Ignister Rogue non c'è molto da dire, come anche i due Dino, Dino Rufia e Dino Classico, due buoni Rogue loro. Poi andiamo a prendere Drytron, che ha ricevuto Ben 10 a 2, ma gli è stata tolta Verte Anaconda. Anche senza Verte Anaconda, quindi senza la possibilità di andare a fare DPE o Dragoon, il deck rimane fortissimo e ha ricevuto appunto un piccolo boost, tra molte virgolette, grazie alla Ben 10 A2 che gli ridà un po' più di consistenza. Poi passiamo ad Ezreal. Qui sono un po' indeciso se andare ad inserirlo in T1 o in T1 e mezzo. Questo perché il deck non è stato toccato, era forte prima e rimane forte anche adesso. Ma il fatto che sia stata toccata Verte Anaconda, che sia stata bandita Verte Anaconda e che quindi molti deck ora non hanno più accesso a DPE favorisce un po' questo mazzo, perché appunto non avendo più accesso a DPE sarà più difficile per molti deck andare a contrastare tutti, ad esempio, i Floodgate che riesce a tirar fuori Eldritch, ad esempio, Terchemi Only One, ce ne sono poi tantissimi, quindi è un po' più difficile per gli altri deck andarlo a contrastare. Il deck è uno dei più forti. Qua tra i T1 e mezzo direi che è il più forte insieme a Drytron, almeno per ora. Poi, allora, Tribrigata, anche lui ha perso Verte Anaconda, Tribrigata, quindi non potrà andare più ad utilizzare i vari pacchetti fusione, però il deck non è malaccio. Per adesso lo metterei in T2, forse Rogue Alto, comunque T2 se lo merita dal deck. Poi Punk, stessa cosa di Therion, questi due li metto tutti e due in T1,5. Punk è veramente molto interessante e va a dar manforte ad esempio a Virtual World. Virtual World, che secondo me è uno dei migliori almeno 8 deck in circolazione. Il deck è vero che ha perso la combo Aurora, Donne e roba varia, ma l'essenza del deck rimane intatta e rimane molto forte. Tra l'altro esce il supporto Punk, che dà manforte anche a Virtual World, quindi da tenere sott'occhio. Peccato che bricchi ogni tanto, è quello il malus del deck. Plunder Patrol anche è un ottimo deck, tra l'altro tutto ristampato all'interno di Ghost from the Past 2, ed è un deck che può andare a giocare anche il pacchetto Brave. Comunque il pacchetto Brave in generale rimane fortissimo come pacchetto. Abbiamo Machina, sono un po' indeciso anche per questo deck, non l'ho incontrato moltissimo ultimamente, ha ricevuto dei supporti grazie indiretti, grazie a Therion. Il deck è piuttosto buono. Per adesso lo metto in T2. Salamangreat. T2 anche lui. T2 per Salamangreat perché ha ricevuto Circolo Salamagna a 3, carta molto importante per questo deck. Tra l'altro è uscito anche Heatsul direttamente da Ghost from the Past 2, che può essere ovviamente giocato all'interno di Sala. Direi che T2 adesso ci sta Salamangreat. Poi DDD, mazzo che ha ricevuto all'interno di Ghost from the Past lo Zero King Rage, carta che permette di fare dei combo veramente fighe con questo deck. Prima era a disposizione solo in America quella carta, adesso può essere giocata anche in Europa. DDD però è un deck veramente molto difficile da essere giocato e sfruttarlo al 100% è una cosa veramente che pochi riescono a fare, quindi io non mi aspetto tantissime top da parte di questo deck. Diciamo che in T2 ho messo quei mazzi che sì, potrebbero finire in top, ma che non avranno una grandissima presenza all'interno appunto delle varie top che ci saranno grazie a nazionali e roba varia. Yata è un super meme, Hero finisce
in Rogue. È vero che è l'unico praticamente deck che sicuramente continuerà a giocare DP, ovviamente, però è un deck che attualmente non lo vedo particolarmente forte. È un deck dal buon potenziale sicuramente, ma con questo meta che si sta venendo a creare, io lo vedo un po' oscurato. Come anche Evil Twin, l'ho detto anche sul gruppo Telegram che trovate in descrizione, come trovate in descrizione anche la pagina Instagram, quindi andatemi a seguire su Instagram e unitevi se volete al gruppo Telegram. Evil Twin, come ho detto nel gruppo Telegram, secondo me è un deck che attualmente ce le prende parecchio, ma in futuro sarà un ottimo deck. Quindi lo terrei per il momento in Rogue, uno dei migliori Rogue. Sky Striker T1,5, niente da dire. Poi qua Unchained, Green Maju, classici Rogue. Poi abbiamo Agent. Agent è un deck che mi sono ritrovato contro letteralmente due volte. Una volta con Dragon Link, in cui parto io prima, faccio tutta la classica board. Lui fa la Diviner. Io pensavo addirittura che era Drytron, di aver contro Drytron. Neutralizzo la giocata che vuole fare, mi concede il game, il turno dopo vai lui primo e scopro che era Agent, fa una board della Madonna, non vedo un HT neanche per sbaglio, quindi lui fa tutta la sua bellissima combo e fa una board veramente enorme, un'ottima board. E il deck è interessante in sé per sé, non ho moltissimi dati perché appunto l'ho fronteggiato letteralmente due volte, quindi per adesso lo metto in Rogue, però potrebbe riservarci delle sorprese e finire in T2. Pendolo, carte veramente importanti in difo per Pendolo, lo metto in T2, anche qui non ho moltissime informazioni, potrebbe essere tranquillamente anche un T1,5, direi però che non è a livello dei T1. Ultimo deck è Phantom Knight, punto dolente Phantom Knight, se seguite il canale sapete quanto a me piace questo deck. Il fatto che Vertanaconda sia stata bannita ovviamente implica che Phantom Knight praticamente non avrà più accesso a DPE e che non farà praticamente più la Falce Lock. Tutte le versioni ultimamente di PK che si giocavano puntavano a fare la Falce Lock. È vero che si può tornare a giocare F0, F0 Futuro Dracotopico, che comunque sono carte molto importanti. Il deck in sé per sé è buono, la strategia del mazzo. Ovviamente non è che è morto solo perché non c'è più Vertanaconda, però ne risente parecchio, quindi Phantom Knight a malincuore finirà dritto in Rogue. Quindi andiamo un po' a rivedere la tier list: T1, Despia, Flanderis e Swordsoul. Questi sono i tre mazzi che mi aspetto più presenti ai nazionali, a seguire T1,5, Eldritch, Drytron, Virtual World, Dragon Link, che forse è il peggiore di T1,5, e Therion e Punk insieme a Sky Striker. Di questi deck mi aspetto una buona presenza ai vari nazionali. Tier 2 mi aspetto qualche top da questi deck, ma non moltissime, diciamo, presenza sotto al 20% per quanto riguarda tutti questi deck che ho messo in T2. Rogue difficilmente li vedremo fare delle top, e quelli col punto interrogativo tipo Sanavalon, che non ho abbastanza informazioni, e poi vabbè, è Bazed che è morto. Però in generale direi che la tier list non cambierebbe quasi nulla all'interno di questa tier list. Forse Dino potrebbe riservarci qualche sorpresa, andare in T2, però attualmente non l'ho fronteggiato moltissimo, quindi per ora la lascio Rogue. E niente ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, cosa secondo voi andrebbe cambiato all'interno di questa tier, quali sono per voi i deck più forti del formato, e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale.